Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, vostro ingegnere di fiducia e benvenuti in questo nuovo video. Sulla falsariga di quanto abbiamo già visto con il video legato al cracking di password, oggi andremo a vedere quanto è semplice violare il wifi di qualcuno. Obiettivo del video, come sempre, migliorare la sicurezza delle nostre reti e introdurvi ai concetti legati al mondo dell'ethical hacking e della sicurezza informatica. Vi ricordo come sempre che questi video sono fatti solamente a scopo educativo, non dovete mai assolutamente fare del male a nessuno, dovete imparare a proteggervi e utilizzare solamente le vostre reti per effettuare questi tipi di test, come farò io nel video di oggi. Per l'occasione ho infatti acquistato l'Enfire Modem, ovvero il router che ho collegato a internet e che oggi sarà il protagonista di questo penetration test. Materiale necessario per fare questo esperimento: una macchina virtuale con Kali Linux oppure un computer su cui installate Kali. Vi ricordo che ho fatto qui sopra un video che vi spiega anche come si fa ad installare un sistema operativo all'interno di una macchina virtuale, e questo oggetto che potrebbe servire ad alcuni di voi per cercare di scansionare le reti vicine. Alcuni riusciranno a farlo già con la scheda integrata dal proprio computer, ma per quelli che non ci riescono c'è questo oggetto che vi lascio qui sotto in descrizione con il link di Amazon affiliato al canale. Prima cosa da fare ragazzi, prendiamo la nostra chiavetta, la inseriamo all'interno del computer. Questa roba ragazzi solitamente è utilizzata dai computer fissi per collegarsi ai nostri wifi di casa, ma queste chiavette in particolare sono in grado non solo di effettuare il collegamento al nostro modem di casa, ma anche di scansionare le reti attorno a noi. Per far sì che la nostra macchina virtuale possa accedere a un dispositivo hardware collegato a una chiavetta USB del nostro computer, andiamo su impostazioni, clicchiamo all'interno di USB e andiamo a cliccare sul pulsante più verde a scegliere ovviamente questo qui che è l'adattatore 802.11ac NIC. Clicchiamo qui, diamo l'ok e a questo punto abbiamo Kali Linux. Ci vediamo tra qualche secondo con il sistema operativo pronto per partire. Bene ragazzi, eccoci qui su Kali Linux. Andiamo ad aprire subito il nostro terminale, che vi ricordo che si trova in alto a sinistra. Cerco di fare sempre questi video in maniera tale che vengano compresi a tutti quanti, anche dei non tecnici. Quindi per favore tecnici, se faccio delle cavolate lo faccio solo per far comprendere tutto quanto a tutti nella maniera più semplice possibile. La primissima cosa da fare prima di effettuare questo test è lanciare dei comandi che andranno ad aggiornare completamente il nostro Kali Linux all'ultima versione disponibile. Tre comandi da lanciare in ordine sono i seguenti: sudo apt update, sudo apt full upgrade e sudo reboot. Una volta aggiornato completamente il nostro sistema, dobbiamo installare i driver relativi alla chiavetta, se no Kali Linux non è in grado di utilizzarla. Solitamente nelle chiavette che comprate su Amazon c'è un manualetto di istruzioni che vi indica il comando da lanciare per installare i driver del vostro dispositivo. Se utilizzerete la chiavetta che io ho acquistato, di cui avete il link qui sotto, il comando è il seguente: diamo l'invio e magicamente lui inizierà a scaricare tutti quanti i driver per utilizzare questa chiavetta. Se vi chiede una password, al password è sempre Kali, perché io ho utilizzato un Kali scaricato direttamente dal sito ufficiale. Nel frattempo che qui installa tutto quanto, ti ricordo caro di lasciare in questo momento un like e di iscriverti a questo canale se ti interessano dei contenuti unici in Italia che ti insegnano un po' il mondo dell'informatica e dell'hacking sotto il punto di vista etico. Sul canale trovi già una marea di video legati al cracking delle password, a come installare macchine virtuali e come rimuovere i virus, e se sei amante di qualcosa di un pochettino più adrenalinico c'è anche tutta la virus saga, dove andiamo a testare gli effetti dei virus installandoli sul nostro computer. Bene ragazzi, driver installato con successo, passiamo al prossimo step, ovvero modificare la modalità di funzionamento della nostra chiavetta USB. Utilizzando il comando ivconfig diamo un'occhiatina al nostro sistema. Come vedete qui è presente VLAN 0, che rappresenta proprio la nostra wireless LAN, la nostra chiavetta che ci consente di collegarci al wifi. Attualmente la cosa che voglio farvi notare è che la modalità è managed. Cosa vuol dire managed? Vuol dire che sta funzionando in maniera normale. A noi però non interessa che la chiavetta funzioni in maniera standard, ma ci interessa che venga modificato il modo di funzionamento in monitor mode, ovvero quella particolare modalità che consente a questa antenna di scansionare le reti vicine invece che farci collegare al nostro wifi di casa. Il comando da utilizzare per modificare la modalità di funzionamento del nostro dispositivo hardware è sudo airmonng start vlan0. Airmonng ragazzi è un software installato all'interno di Kali Linux che ci consentirà e ci assisterà durante il procedimento di cracking della password del wifi. Diamo l'invio, come sempre ci chiederà la password che è sempre Kali. Bene, il comando ha completato il suo funzionamento e ha trovato due processi che potrebbero creare dei problemi durante l'esecuzione del nostro esperimento. Li distruggeremo tra un attimo lanciando questo comando, ma la cosa importante è che sia stato effettivamente abilitata la modalità monitor per la nostra chiavetta. Per verificarlo ci basta scrivere ivconfig nuovamente e vedremo che attualmente la modalità di funzionamento è monitor. Seguendo le indicazioni di airmonng dobbiamo distruggere i processi che danno un po' fastidio a questo esperimento. Il comando da lanciare per fare questa cosa è airmonng checkkill. Diamo l'invio e ovviamente dobbiamo lanciarlo come root. Root vuol dire inserirci davanti la parola sudo, che vuol dire sono un amministratore, e giustamente andiamo a killare i processi WPA supplicante e basta, l'altro è sparito, si sarà chiuso da solo. In questo momento in poi ragazzi la nostra chiavetta è in grado di scansionare le reti vicine, quindi iniziamo subito a farlo. Per fare ciò utilizzeremo il comando aerodumpng e utilizzeremo il nome dell'adattatore wireless che verrà utilizzato per effettuare la scansione. Diamo l'invio, qui ci chiederà la password che è come sempre Kali. Guardate che figata, queste sono tutte quante le reti wifi che questa chiavetta è in grado di rilevare all'interno del proprio range d'azione. Ve l'ho un attimo ingrandita, quella che a noi
noi interessa è ovviamente la Vodafone N-Fire. Iscriviti, caro, se non ti sei ancora iscritto, questo è il momento giusto di farlo. Andiamo subito a verificare che questo router in particolare sta lavorando sul canale 10. Questa informazione è molto importante, così come l'informazione legata al BSS ID, che dobbiamo appuntarci da qualche parte in quanto ci serviranno tra un secondo per il nostro esperimento. Alcuni di questi comandi, ragazzi, bloccano l'uso del terminale. Per interromperne l'utilizzo vi basta premere sulla tastiera Ctrl+C. A questo punto, ragazzi, noi siamo a conoscenza dell'identificativo univoco del modem che desideriamo attaccare. Con lo stesso identico valore che abbiamo trovato sulla colonna BSS ID, abbiamo la possibilità di analizzare solamente il traffico che il nostro modem sta scambiando con i dispositivi che cercheranno di collegarsi adesso. Il comando è sempre AeroDumpNG, che, come avrete ormai capito, fa il dump, ovvero mostra a schermo le informazioni relative all'elemento di cui siamo interessati a visionare il traffico. Con l'opzione -D andiamo a specificare infatti l'indirizzo del modem che vogliamo scansionare, in questo caso il mio personale modem N-Fire Scriviti. A questo punto diamo l'invio. Come vedete, ragazzi, qui ci sono le informazioni relative al mio modem ed è interessante perché i modem moderni adottano dei meccanismi di protezione o intelligenti per migliorare la velocità di navigazione che vanno a modificare il canale. Quindi il canale non è più il 10 ma è cambiato in 5, e questo è importantissimo perché senza canale non facciamo nulla. A questo punto, ragazzi, voglio mostrarvi una cosa molto interessante. Io andrò a fare un tentativo di connessione utilizzando il mio cellulare e cercherò di entrare all'interno del modem che attualmente avete sullo schermo. In questo momento ho appena inserito la password, do l'ok, connessione in corso, e guardate che magia, tra un attimo comparirà a schermo. Ed eccolo qui, ragazzi, davanti a noi, sotto alla colonna station, è apparso proprio l'indirizzo MAC address, indirizzo chiamiamolo fisico del dispositivo, con la quale mi sono collegato al modem Vodafone N-Fire Scriviti. E giustamente i più attenti di voi mi chiederanno: ma Dani, ho capito che questa roba qua fa vedere che si collegano i dispositivi, ma io che cosa me ne faccio? Cioè, io voglio scoprire la password del modem. Questa cosa, ragazzi, è in realtà molto importante, perché quando un dispositivo come questo cerca di collegarsi al router di qualcuno, effettua uno scambio di messaggi che va più o meno nel seguente modo: ciao, sono un dispositivo, sono un telefono, voglio collegarmi ad internet. Il modem riceve questo messaggio e dice: molto interessante, aspetta che ti chiedo una password. Allora il dispositivo risponde con la password, gliela manda, il modem la riceve e dice: cavolo, sei veramente autorizzato, ti faccio entrare all'interno della rete. Va a prendere il dispositivo e lo va a inserire all'interno di una tabella di dispositivi che sono abilitati a collegarsi al modem wifi. Se avete ascoltato bene, all'interno di questo meccanismo di comunicazione, che ho molto semplificato, che si chiama 4-way handshake, questo dispositivo ha inserito la password e l'ha inviata al modem. Ovviamente queste informazioni che viaggiano all'interno della rete sono completamente cifrate e non sono visibili a occhio nudo. Nessuno è in grado di visionare quelli che sono i dati che viaggiano all'interno della rete in chiaro. Tutti quanti i meccanismi di comunicazione sono criptati. Ah, da notare che il canale è cambiato dal 5 al 6 mentre parliamo. Bene, a questo punto quello che possiamo fare, ragazzi, è cercare di catturare questo scambio di messaggi che avviene tra il cellulare e il modem, con l'obiettivo di decifrare la password che il mio dispositivo invia al modem di casa. Intanto, per ovviare al piccolo inconveniente che il canale sta continuando a cambiare, ci apriamo un attimo, un secondo, un altro terminale qui sopra e andiamo a specificare che la nostra chiavettina dovrà andare a lavorare proprio sul canale attualmente indicato con il numero 6. Il comando da lanciare è il seguente: diamo l'invio e ovviamente diamo la password, che è sempre Cali. In questo momento la nostra super chiavetta sta scansionando sul canale 6, che è quello corretto. Ora entriamo nel vivo dell'azione, ragazzi. Con questo comando stiamo dicendo alla nostra chiavetta di iniziare a salvare tutte le informazioni che vede di traffico scambiate tra qualsiasi dispositivo e il modem indicato con il BSS ID che vedete qui sotto sul canale 6. Quando premerò l'invio, qualsiasi comunicazione scambiata da tutti i dispositivi collegati alla rete wifi verrà salvata all'interno di un file che costantemente verrà aggiornato con tutti i messaggi scambiati tra ogni dispositivo e il modem di casa. Prima di premere invio, caro, se ancora non l'hai fatto, ti invito in questo momento a lasciare un bel like e iscriverti al canale. Vi ricordo che le iscrizioni sono completamente gratuite e mi aiutano davvero tantissimo con quello che è il mio lavoro. Cerchiamo di portare la sicurezza informatica in Italia in un modo che effettivamente sia comprensibile da tutti. Invece di lanciare questo comando all'interno della root di Cali, vi consiglio di lanciarlo sul desktop se non vi perdete i file in giro. Vi ricordo che per spostarci di cartella ci basta premere CD e specificare dove vogliamo spostarci, ma se volete fare più in fretta facciamo tasto destro e apriamo un terminale sul desktop. Ok, ragazzi, siamo pronti, diamo l'invio, diamo la password che è Cali e vedrete comparire in questo momento sul desktop una marea di file che, tranquilli, tra un po' vi spiegherò effettivamente cosa sono. Oltretutto qui il canale è cambiato su 13, io devo rifare tutto, mannaggia. Cancelliamo i file, Ctrl+C, facciamo una pulizia di tutto e rilanciamo lo stesso identico comando, questa volta sul canale 13, perché, ragazzi, vedete che i modem hanno dei meccanismi di sicurezza. Diamo l'invio, speriamo che questa volta vada. Ok, siamo connessi, abbiamo il canale 13 e abbiamo sul desktop una marea
idea di file che tra un attimo vi spiegherò cosa servono. Nel frattempo, se avete notato, qui sotto è apparso l'identificativo del mio cellulare che si è collegato al modem. Quindi abbiamo catturato lo schema di messaggi tra il mio telefono e il modem, che casualmente conterrà anche la password che io ho immesso al suo interno. Bene, il file che ci interessa tra questi sul desktop è il file hacked01.cap. In realtà potete chiamarlo come vi pare, all'interno del comando vi basta scrivere qui dentro, boh, Pippo Pluto Paperino al posto di hacked. Io ho scritto hacked perché faceva hacker figo. Doppio clic, ragazzi, e ci aprirà istantaneamente quello che è il dump. Questo software, ragazzi, si chiama Wireshark ed è un visualizzatore di pacchetti scambiati tra dispositivi all'interno di una rete. In realtà può fare una marea di altre cose, ma non voglio annoiarvi. Andiamo qui in alto, ragazzi, scriviamo EAPOL. Voi non fatevi domande, eseguite e basta. Premete l'invio e vedete che all'interno di questa sezione ci sono dei messaggi parte 1 di 4 che rappresentano proprio l'handshake di cui vi ho parlato prima. La destinazione, ragazzi, è proprio il 76 e 4, ovvero il mio cellulare. Come vedete, ragazzi, questa roba è fottutamente incomprensibile per un essere umano, perché giustamente queste informazioni devono viaggiare sulla rete in modalità cifrata, ovvero non leggibile dagli altri. Apriamo il terminale sul desktop, ci portiamo qui sotto e a questo punto lanciamo l'ultimo comando che tenterà di craccare la password cifrata scambiata tra il cellulare e il modem. Per l'occorrenza, ragazzi, ho creato come al solito il nostro file password che ci servirà durante il cracking della password del nostro modem. Vi ricordo che vi ho fatto un video completamente dedicato al password cracking che trovate qui nel canale. Se volete seguirlo per capire dove trovare questi file o come completarne uno voi stessi, lo trovate nelle schede sotto in descrizione. Il comando da lanciare per effettuare il cracking della password è il seguente, ovvero aircrackng utilizzando il file hacked01.cap che contiene appunto le informazioni relative allo scambio di messaggi tra il mio cellulare e il modem di casa. Con l'opzione -w andiamo a specificare una lista di password che abbiamo inserito all'interno di questo file che si trova sul desktop. Inseriamo la password, ragazzi, e godetevi lo spettacolo, premiamo invio e abbiamo trovato in 0 secondi, effettivamente abbiamo provato solamente 8 password, la password del mio modem che era password123, molto molto semplice e banale. Questo, ragazzi, cosa ci insegna? Che in questo momento dovete lasciare un bel like e un'iscrizione al canale perché vi ho insegnato una roba che in Italia non ha mai insegnato nessuno. E punto numero 2, andate subito a cambiare le password del vostro modem e rendetele maledettamente sicure. L'unico modo che avete per proteggervi da questo attacco è utilizzare in questo momento una password molto complicata, non comune, che contiene caratteri e lettere casuali che vi appuntate da qualche parte e non mostrate mai a nessuno. Detto questo, ragazzi, Dani vi saluta, vi aspetto nei commenti, se avete qualche problema cercherò di aiutarvi a risolvere tutto quanto e ci vediamo qui sul canale per un altro episodio dedicato a questo meraviglioso mondo. A presto!